questa trasmissione su DRC. Accendi il televisore, sta arrivando il nostro presentatore. Hey bella gente! Aghe Barbie Show! Trovati anche oggi da Aghe Barbie Show. Oggi ci divertiamo veramente tanto. Allora, come vedete nell'occhiello che impera appunto sotto il vostro bellissimo televisore, insomma, noi abbiamo una scritta molto particolare che è appunto bello da mangiare. Allora, voi sapete che siamo in una regione, poi insomma sono anche portatore sano di Cuciniamo, l'altra trasmissione è quella di cucina, quindi di fatto sapete che la nostra regione ha delle eccellenze mondiali per quanto riguarda la tavola. C'è però c'è però chi l'anno scorso arrivò al nostro show e ha ottenuto un successo pazzesco, perché è riuscita a trasformare ciò che è di buono anche in bello. In questo caso è proprio un visual food di quello che stiamo parlando, quindi vi presento l'ospite di oggi che ci farà vedere delle idee in cucina pazzesche, quindi prendete nota, maschietti e femminucce allo stesso modo. Lei è la mia amica Rita Locisano, eccola qua, ciao Rita! Ciao Andrea, ma che piacere vederti! Piacere mio! Sei sempre in forma. E poi ho scoperto che tu sei passata qui al mio show e poi sono accadute un sacco di cose. Hai trovato collaboratori. Esatto. E spiegami un po' cosa è successo dopo il passaggio. Perché se ti ricordi l'ultima volta mi avevi chiesto: ma stai creando un team? Sì, ho detto sì, sto cercando effettivamente delle persone per creare un team di insegnanti, collaboratori, e proprio grazie a quella trasmissione mi ha contattata poi una ragazza, Michela Pesente, che adesso è un'insegnante doc di visual food e mi sta seguendo un po' dappertutto ed è una persona fantastica, veramente. Bene, salutiamo, no, mi fa piacere, sì, insomma, anche noi insomma teniamo compagnia a tanta gente a casa, insomma passano un po' di tempo con noi, però effettivamente diamo anche la possibilità a tanti che intervengono di fare cose. Una trasmissione vista. Spieghiamo rapidamente per chi non ti conoscesse o per chi non ha ben chiaro qual è questa mansione, diciamo, che una volta era nuovissima, adesso diciamo è nuova, cioè sta già entrando nei dettami della cucina. Cioè tu col cibo cosa fai? Io creo composizioni e piatti belli da vedere ma buoni da mangiare, diciamo che utilizzando tecniche già esistenti e tecniche nuove trasformo gli alimenti che abbiamo nel piatto, che siano cotti o che siano crudi, e dando loro un aspetto, diciamo, sorprendente, perché c'è questo aspetto di stupire gli ospiti, ma allo stesso tempo poi non sono decorazioni che vanno buttate via, sono piatti a tutti gli effetti, piatti da mangiare. Esatto, hai ragione, tanta roba. Sì, perché effettivamente noi insomma ormai siamo abituati, no? Qualche volta ci capita di andare in posti dove c'è il catering, il party, il cocktail, tutta sta roba di inaugurazioni, situazioni, spesso volentieri insomma si divertono. Cosa c'è? Barbie, polla addossa. Guarda, fra poco ho qua della roba sulla mia situazione che è dolce a dir poco. E però insomma in questo caso spesso e volentieri vediamo queste grandi composizioni che sembra che richiedano tanto tempo, costino tanto, sì, e poi servono praticamente per quello che è la parte scenografica di presentare chiaramente quello che è una pietanza, wow, una portata. In realtà Rita è diventata famosa in tutta Italia perché ciò che crea si mangia e soprattutto ha delle tecniche che sono veloci, cioè comunque abbinate a quello che è il ritmo e il tempo che abbiamo, sì, noi oggi nella nostra giornata. Esatto, sono piatti alla portata di tutti, diciamo, sono realizzazioni alla portata di tutti, diversamente da quello che dicevi tu, da composizioni un po' più complesse, quelle per i catering che sono appunto puramente decorative, le angurie intagliate, i meloni intagliati. Gli altri sono cose che richiedono molto tempo e poi appunto sono fini a se stesse. Quello che vedremo oggi, ad esempio, anche una semplice composizione di pere e mele o di frutta autunnale, la può fare chiunque, poi alla fine si mangia al momento della frutta, però per tutto il pranzo ha decorato la tavola. Beh, sorprendente, veramente... Allora attenzione, guardate bene, perché adesso la faccio lavorare, cioè non è che io poi chiamo qua l'ospite e dice boh, bello, bravo, bis. No, in effetti... Bene, bis. Lo sapevo, perché la signora deve ripetere tutte le volte, signora, taci un attimo e guarda cosa fa Rita. Allora, avremo un sacco di portate, adesso iniziamo. Cosa ci fai di così, di d'emblè? Allora, guardate, io qui ho preparato un'alzatina con delle foglie, diciamo, ho creato una piccola ambientazione autunnale, sì, con delle...
delle pere, delle mele e dell'uva, che poi sono frutta autunnale. Livio. Andiamo a fare dei finti funghi. Ma adesso vi faccio vedere. Dei finti funghi. Allora, sì. Io vedo che praticamente è un centro tavola autunnale. Sì, allora, esatto. Tu intanto che prepari, adesso, insomma, vi puoi un po' raccontare, perché poi effettivamente... E racconta anche i passaggi, così da casa vedono qual è il realizzo. Allora, giusto? La prima cosa che faccio è spremere un po' di succo di limone, perché quando lavoriamo con pere, mele e banane, anche se in questo caso non abbiamo le banane, abbiamo solo pere e mele, dobbiamo sempre bagnare con succo di limone, perché altrimenti anneriscono, quindi sono... È un po' come la storia quando tagliate le patate, mi è stato detto da tanti ristoratori, cuciniamo, di tagliarle, se le dovete tenere lì prima di bollirle o friggerle, le mettete dentro l'acqua e comunque effettivamente non iniziano il processo di annerimento. Lo so, vedi che a forza di mangiare le patate la panera anche, per esempio. Allora, bene, in questo caso tu stai lavorando, spiegami un po'. Allora, prendo una pera, faccio un taglio qui in alto e anche un taglio alla base per fare in modo che stia in piedi. E questo è il gambo del fungo, quindi mettiamo via. E poi prendo un taglio a metà, sia una mela rossa che una mela gialla. E quello che faccio è abbastanza semplice, perché ci avvaliamo di uno strumento molto comune in cucina, che è questo, il levatorsoli. Il levatorsoli okay, che di solito si usa per levare i torsoli. Quello lì ce l'avete tutti. Quello lì voi dite, ma no, ma nel mio cassetto non c'è. Sì, in effetti è vero, però se andate a vedere nella chincaglieria, che non usate mai, che mi ha regalato per il matrimonio, quello lì c'è, sicuro, guarda, sta sicuro. sicuro, lo trovate lì dentro. Allora, con il succo di limone bagno, perché... appunto, come dicevamo prima, se no annerisce. E volendo, con uno scavino tondo possiamo anche tirare via la parte dei semi, così quando si mangia è già tutto pulito. E poi con il levatorsoli faccio dei buchini praticamente. Non so se si riesce, se sono a favore. Sì, guarda, noi abbiamo, tra l'altro devo dire che quando arrivi sempre in regia c'è sempre una grande aspettativa, perché poi, come voi ben sapete, siccome quando arriva Rita è vero che ci prepara delle cose molto belle, infatti vedete, il bello da mangiare, però è altrettanto vero che poi alla fine noi polverizziamo tutto quello che... cioè praticamente voi vedete una puntata, no? Vedete quello che è stato realizzato, poi 10 minuti, se voi arrivaste ai nostri studi centrali e qui in via Virgilio a Modena, scoprirete che ci sono giusto le briciole. O rimane, sei un giusto, grande Andrea, sei fantastico. Vedi, sono contenti in regia per questo. Ma quello? ci deve essere anche il piacere, no? Certo, come no? Beh, infatti, e poi io sono contro lo spreco di cibo, scusami, infatti, bisogna consumare. Perché c'è da dire che effettivamente poi già tu ci avevi dimostrato che anche tutto ciò che viene così scorporato da quello che è la materia prima, poi viene in qualche modo riutilizzata sempre. E come vedete, il procedimento, adesso non è che voglio dire che ci riesco pure io, che è un parolone, però effettivamente è abbastanza, lei ha una manualità eccezionale, però c'è da lavorare tanto, vero Rita, di fantasia. Ma sì, per creare i piatti, sì, ma queste cose qui, voglio dire, cioè, io ti posso anche sfidare a venire a farlo tu, perché ti assicuro che nei miei corsi ci riescono anche i bambini. Questa è una cosa che faccio ad esempio nei corsi anche per bambini, e ci riescono anche loro. E, quindi tra l'altro, dici che io avrei qualche chance comunque. Ma sì sicuramente. Io non l'avevo mai pensato. Cioè, voi provate a pensare che quando sono stato ospite di Vissani alla 7 a Tici Porto, io, lui mi ha fatto fare lo zabaione, e devo dire che ho fatto un signor zabaione, e quindi lui ha detto, oh, sei stato bravo, che c'è, quindi lo zabaione, che è comunque bravo, è difficile. Bene, allora tecnicamente saremmo addirittura d'arrivo. C'è un altro elemento. Siamo pronti anche qui, perché bagno con succo di limone anche questi forellini che abbiamo preparato, e il gioco qui è quello di invertire i puntini, cioè nel rosso vado ma a mettere il giallo. Ma meraviglia, guardate questa cosa, facciamo un primo giallo, piano, guarda che bello. E nel giallo vado a mettere il rosso. Quindi questa è la riprova che non si butta via niente. Esatto, neanche i forellini che avevamo fatto qui. Esatto. Poi finiamo il fungo, bello, mettendo, diciamo che se la composizione la dobbiamo lasciare sul tavolo, lo lasciamo così, altrimenti ci aiutiamo con uno stecchino, qui ne ho addirittura
ancora di amido, che sono tra l'altro anche commestibili e non sono pericolosi per la bocca, perché diventano morbidi man mano che stanno a contatto con la frutta. Qui pulisco la parte dei semi e basta, e semplicemente lo mettiamo nella composizione e qui tiro fuori. Guarda cos'è! Attenzione, perché adesso c'è la mise en place. Sì, perché adesso ne abbiamo solo uno, ma la composizione sarebbe... Sì, di due, che magari andiamo in pubblicità e poi ce la facciamo vedere alla fine come viene. Riapriamo, esatto. Avremo altre proposte di questo tipo oggi. Quindi occhio, perché ci divertiamo veramente. Questa è la composizione autunnale di un centro tavola. Voi portate i vostri amici e potete fargli mangiare appunto questo piatto. Complimenti, esatto, un grande applauso. Bravissimo. Allora... Vedete che il fungo, io non so se si vede anche dall'inquadratura dall'alto, eccolo lì, è quello dei puffi. Adesso non so se sta arrivando Gargamella, il grande puffo, perché è quello proprio... Però veramente complimenti, Rita, tu sei sempre molto molto brava. Allora ci aspetto una seconda parte di Aghe Barbie Show con Rita Locisano, che ci presenterà altre idee strane. Io non c'entro niente. No, non è vero che poi a casa ci credono. In realtà è bello, bravo, da mangiare. Ci fermiamo un attimo, poi finiamo questo bel fungo che è quello di Puffetta. Dopodiché ritorniamo qui sempre ad Aghe Barbie Show. Aghe Barbie Show. Seconda parte del nostro show oggi, andiamo alla grande, il bello da mangiare. Ospite in studio da me oggi abbiamo la visual food Rita Locisano, eccola qua, ciao Rita. Allora, dunque, nella prima parte ci ha preparato quello che era il centro tavola autunnale e come vedete c'è, insomma, la guarnita. Dai, applauso, guarda che bello, guarda che bello. Due pere, due mele. Vorrei farti notare che ho sfruttato anche la parte alta che avevamo tagliato della pera, ci ho messo una fragola sopra e sembra un funghetto. Un funghetto, vedete, questi davanti sono come la grappa, la testa e la coda, no? E vedete che ci ha messo sopra una fragola e guardate che bello, tutto a base di frutta genuina. E la genialata è che con l'oggettino che toglie il torso dalla mela in realtà vengono fatti dei buchi, e così come l'effetto di Man Ray, bianco nero, nero e bianco, c'è negativo e positivo per quanto riguarda i due funghi. Un bel applauso, questa è frutta, ma è bella da mangiare, è buona da mangiare, bella da vedere. Sì. Allora, dunque, andiamo alla grande. Tra l'altro tu hai un sito internet, lo facciamo vedere, si chiama visualfood-design.com, eccolo qua, dove appunto viene citato come occhiello da sottotitolo bello da mangiare, dove ci sono tutti gli appuntamenti, dove vai chiaramente con il tuo tour itinerante, no? Dove vai a fare le cose in giro per tutta Italia, vero? Alla Rita? Pagina calendario ci sono proprio gli appuntamenti, i corsi, anche tutte, allora, le occasioni. Bello è anche la parte che tu sei attivissima, vediamo Facebook, addirittura Twitty anche. Twitty, bravo. Sono dappertutto. E quindi su di Pinterest, fatto voi in rete trovate chiaramente la nostra Rita, che insomma ci fa sapere quotidianamente dove va a fare i corsi, esatto, e quello che accade. E poi abbiamo un bel gruppo molto attivo, anche il gruppo sempre su Facebook. Hanno un nome? Quelli del Visual Food. Quelli del Visual Food, fantastico. Ovviamente in copertina nel diario di Facebook potete leccare la foto del profilo, perché ovviamente insomma è commestibile anche quella. Bene, ok, allora abbiamo detto, quando ci siamo messi d'accordo per la puntata, ho detto fai qualcosa che possa interessare alle mamme e ai bambini, perché altrimenti tutta questa situazione qua sembra essere qualcosa di un po' snob solamente per le persone che hanno tempo durante il pomeriggio. In realtà io voglio dimostrare che questa cosa non è così, a tal punto che ho detto, boh, prossima festa bambini, solita ormai in Italia, Halloween. Fra un mese c'è Halloween. Fra un mese c'è Halloween. Bene, bene. Allora, prepariamoci con la rincorsa, vediamo se tu riesci a fare qualcosa per Halloween. Attenzione, farà delle cose straordinarie. È una cosa molto facile da fare, tra l'altro è una ricetta già conosciuta, le famose pere al cioccolato. Le pere al cioccolato, le famose pere al cioccolato. Noi, è un modo anche per far mangiare la frutta ai bambini, le pere, e noi le prepareremo in modo da fare, da dare a queste pere la forma, l'aspetto di un fantasmino. Ah, molto
molto molto allora carino. Attenzione, cerco di fare chiarezza, Fantasmino in quanto Little Ghost, piccolo fantasma per quanto riguarda Halloween, cioè tanto per essere chiari, un fantasmino è uno alto 1,10 che ha il lenzuolo del bambino sulla testa, esatto. Con i due buco. Attenzione, perché il fantasmino quando si parla invece in estate è praticamente il copripiede per mettere dentro poi nelle scarpe stive, un fantasmino è quello lì, perché poi in realtà è il piedino che sembra simulare un fantasma. Sei un grande Andrea, sei fantastico. Thank you so much, voi sapete il mio grande numero del fantasmino con la biro rossa, Livio. Che peraltro qua potrei fare, quando volete poi vi do un appuntamento, ve lo faccio vedere. Allora, come funziona? Allora, vedete, ho staccato il picciolo, sì. E poi taglio una fettina alla base della pera. Qui ho delle pere William che si prestano un po' come forma. E con il pelapatate pelo la pera. Perché con il pelapatate? Perché mi rimane una superficie abbastanza liscia, non ci sono tutte le alterazioni, cioè, che ci sarebbero col coltello. Invece di un coltellino, ecco. Sì, perché non so in quanti sbucciano la pera con il pelapatate, forse sono l'unica al mondo. No, vabbè, io ho avuto un insegnamento incredibile, visto che siamo in tema ormai, buttiamo cultura culinaria a prescindere, sì. Se fate la stessa cosa con una patata, avete le chips, le friggete, poi sono sottili, assomigliano a quelle del sacchetto, però le avete fatte voi. No, ve lo ecco, dico perché io a casa lo faccio, finisco questa operazione e ho le dita così, però comunque effettivamente, dimmi. Ciao Barbie. Ciao. Ti vedo tutte le scene. Grazie, bene, vai, vedi al signore, gli piace sta roba. Allora, sempre con il succo di limone, perché la pera altrimenti annerisce, la bagno subito e poi vado a tirare via da sotto la parte che non si mangia, che è quella dei semi. E qui posso anche giocare con una farcitura, perché se vogliamo renderla un po' più complessa possiamo anche aggiungere una farcitura, ad esempio del pane, del pan di Spagna bagnato nel liquore, degli amaretti, sì. Insomma farla diventare una cosa un po' più golosa. La ricetta base sarebbe questa, si prendono le pere in questo modo, si mettono in acqua, zucchero, diciamo uno sciroppo di acqua, zucchero, scorza d'arancia, scorza di limone, io ho messo anche un po' di marsala. Ok. E si lasciano bollire per un po', non devono diventare però scotte, devono okay. restare un po' un po' sostenute. Esatto, poi nel momento in cui le vogliamo servire andiamo a prendere qui dentro, nella parte che abbiamo tirato via, prendiamo i semini, perché andiamo a sfruttare anche i semini. Certo. Sì, si potrebbe fare anche con delle gocce di cioccolato, oppure oppure anche con i chiodi di garofano o con sì. la matita di cioccolato, però a me piace usare i semini perché hanno una forma, vedete. Perché effettivamente sembra l'occhio un po' di Scary Movie del sì, fantasmino, esatto. È vero, con quello allungato, semipauroso. Questa è la cosa più difficile di tutte, sì. Perché ti scivolano i semini, è un po' difficile metterli in posizione, infatti di solito mi creo una piccola sede nella quale me la scavo, nella quale inserire poi il semino. Allora, i due per gli occhi si mettono con la punta verso il basso, mentre quello per la bocca con la punta verso l'alto. In questo modo abbiamo il fantasmino. Ma bello, sì, perfetto, benissimo. Beh, eccolo, insomma, l'espressione qua. Ce l'ha, complimenti. Io non l'avevo mai pensato. Ovviamente, perché c'è ancora uno che ruba le pere quando è il momento e le mangia con la buccia. Quindi dovete immaginarvele cotte, che assumono un colore un po' più scuro, poi si mettono su un letto di cioccolata fusa, mista con un po' di panna. Ce l'ho qua, le facciamo vedere. Wow, un bel applauso, guardali qua, siamo tre piccoli fantasmin, siamo tre perin, come vedete, guarda che belli. Viene quasi da, sembra, guarda, sono così belli che potrebbero addirittura pigolare, perché assomigliano un po' a tre pulcini anche, sì, un mare di cioccolato. Bene, posso accorparli a quello che è poi le varie sì, portate unite. Guarda che bello, guarda che bello, guarda che cos'è, lo metto a favore di camera così ogni tanto vi facciamo vedere. Quindi come vedete non è una cosa difficile, non servono intagli, non servono niente di strano, no? Certo, no, questo è veramente facile, complimenti. Bene, allora ritorniamo qui dalla nostra Rita Locisano, che è pronta invece per prepararci qualcosa tipicissimo di Halloween, che è
Sono gli occhi dei morti viventi. Ecco, occhi, vedi che bello, gli occhi, queste cose spaventose. Splatter, gli esatto. occhi insanguinati. Con cosa vengono fatti? No, no, queste piacciono ai bambini, non vi preoccupate, sì, che poi sì. sembra che faccia senso, è mica vero, i bambini mangiano di tutto. Noi faremmo dei finger food di frutta praticamente, oh. è tutta frutta, non ci tutta sono stecchini nascosti. Bene, che fa bene ai bambini, bene. A tutti qui fa ne, bene. Ho, ne ho qualcuno pronto, vi faccio vedere velocemente come si allora come intanto si qual è la base, cosa usi? Allora qui ho della frutta in scatola che non è frutta tipicamente italiana perché sono i lici. Lici? Sì, lici sono... Una volta si pagava per la casa, adesso la metto in scatola. Poi fra 3 anni metteranno in scatola l'IMU. Sono dei frutti che normalmente noi troviamo, diciamo, freschi al supermercato nel periodo natalizio. Hanno una buccia coriacea, marrone, sì. E sono molto dolci, molto buoni. Quindi piacciono molto ai bambini, molto golosi. Assolutamente, no? sono molto buoni. Li troviamo spesso nei ristoranti cinesi perché loro ne mangiano moltissimo. I lici. I cinesi sì. mangiano molta lici. Ma molti, esatto. li, non molto. Ma anche gli altri governi tanti anni fa hanno mangiato con lici. Allora, poi per finire la composizione è per fare la pupilla al centro. Oh, aspetta, attenzione, adesso voglio vedere questa cosa che è spettacolare. Sta attento, vediamo un po'. La pupilla la facciamo con diciamo la parte finale di un chicco d'uva bianca e con un puntino di uva nera. In realtà invece del puntino di uva nera potremmo anche mettere un chicco di cioccolato. Ah, di, okay, di quelle, sì, perché con la frutta ci quelle, sta bene. Sì, 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 ci sta bene. Allora, vi faccio vedere, prendo il... uno dei lici e sì. taglio alla base una fettina perché così poi sta in piedi, vedete, ne ho messo già qualcuno lì nel piattino, poi con un coltellino molto appuntito, questo è un incisore. Ecco, state attenti perché qui ci vuole un po' di manualità, ma il risultato è un 10. Quando fate questa roba qui che arrivano i figli vostri a casa, dice mamma hai sventrato gli occhi al postino, no, in realtà è roba che si mangia, quindi effettivamente, poi scusate, arriva Halloween, ma un po' tutte le feste, anche il carnevale nostro, che secondo me sì. è molto più bello di Halloween, sì. perché intanto è nostro e perché poi è più vario, in più occhio perché anche le feste di compleanno dei bimbi, certo, perché certo, tutti hanno queste cose un po' splatter, adesso i bambini hanno dei giochi schifitor, luditor, veramente, sì. roba incredibile, oh. sì sì, però in questo caso insomma è anche un modo per fargli assaporare la sì, frutta. Infatti, allora ho tagliato al centro di quel tondino, di questo qui di uva bianca, ho tagliato una parte, ho fatto un buchino praticamente al sì. centro e qui vado a mettere un puntino che ho ritagliato sempre con questo coltellino nell'uva nera. Hai capito, guarda, in realtà com'è. Qui si potrebbe appunto mettere anche una di quelle gocce di cioccolato, poi semplicemente, questo era quello che avevo già tagliato prima, lo incastro qui, oh, perché mamma. Niente di straordinario, e metto però per fare il sangue, addirittura? Sì, senza sangue non è divertente. Ecco, c'è ragione, no? Perché almeno se dobbiamo fare le cose facciamo bene. Che cos'è questa cosa? Questi sono lamponi che avevo congelato ah. e quando li ho scongelati hanno fatto questo sughetto qui che sembra veramente... Sì, perché veramente... è una situazione simil gelatinosa, eh, no? Sì, sì. Hai Altrimenti capito? Si può usare anche dello sciroppo di amarena, qualcosa comunque di rosso. Quindi vediamo com'è la guarnizione, state attenti, sì. guarda che lo roba. Mettiamo qui sul bordo praticamente dove... Oh, mamma mia, ma dopo 2 ore di tennis è così uno con gli occhi. Sai qual è il bello del lici? Che ha delle venature dentro le quali il lampone va a finire. Può scivolare, sembrano i vasi capillari. Proprio in effetti così. È vero, ma ragazzi, infatti. Ma è incredibile. Fate un applauso perché adesso voi la vedete così. Immaginate i vostri bambini che si mangiano gli occhi del mostro, del mostriciattolo, chiamiamolo. Poi per mangiarlo, ecco, mettiamo degli stecchini e per mangiarlo si prenderà un po' di stecchino perché è un finger food. Certo. È un finger food, visual food. Un finger food, ma anche un eye food, cioè un occhio da mangiare. Esatto. Bene, cosa c'è? Oddio, non che vedo più, non che vedo più. Guarda, benissimo, allora dunque... E fra poco saremo pronti, preparatevi, perché sempre in tema abbiamo il pentolone delle streghe. Allora fra poco ce lo prepara la nostra Rita Locisano che, insomma, come voi ben sapete, è l'ospite di oggi, è una... Visual food designer. Come si può dire il tuo visual... Visual food designer. Visual food design, ok, sì, designer. Designer, molto bene, yeah. E quindi insomma rende bello ciò che è buono in poco tempo, in una maniera genuina e sicuramente in una maniera meno banale del solito.
Allora oggi buono da mangiare, ma anche bello da mangiare. In questo caso Rita Locisano, la mia ospite oggi, Visual Food Designer, mi sta preparando un sacco di prelibatezze, però dalle forme particolarmente sfiziose, accattivanti, affascinanti per i bambini. Allora, fra un mese ci sarà ovviamente Halloween, un sacco di mamme, invece di prendere la solita zucca, insomma, potrebbero anche fare queste cose. Allora, abbiamo visto gli occhi dei mostri, i fantasmini fatti di pere nel letto di cioccolato, poi abbiamo visto i funghi magici dentro quello wow. che è appunto così una base autunnale, dove il fungo peraltro ricorda anche o la manita falloide oppure il fungo di Gargamella, però ecco, questi bravo. Sono molto bene, però abbiamo un gran finale che si prepara presto ed è il pentolone delle streghe. Wow. Allora raccontaci tutto. Beh, questo è un bellissimo modo per servire stuzzichini in una festa, che sia per bambini ma anche per adulti, ed è un buon modo anche per far mangiare le verdure ai bambini, perché la composizione è questa: praticamente metteremo su un piatto delle verdure intagliate sì. a forma, in particolare verdure di colore rosso e giallo, che è arancione anche come le carote, che simuleranno il fuoco, fiamme, le fiamme che stanno sotto al pentolone. Sì. Nel pentolone, vedete, questa è praticamente una pagnotta. Quindi si va dal fornaio, si guarda la pagnotta, sì. insomma, quella più grossa. Scegliete quella più tonda, un po' più alta. Un po' tozza. Sì. Eh? Qui ho tagliato proprio col coltello, in questo modo, ho tagliato via una calotta sì. e l'ho svuotato un pochettino all'interno. Quello che vedete qua come manico, in realtà io l'ho tagliato da una fetta di pane tipo pugliese. Hai capito. E poi ho fatto un buchino qui e ho inserito per fare il manico. Il manico pugliese. Il manico pugliese. Il pane toscano, è meraviglia. Sì. Poi però per metterci la crema dentro da mangiare, perché questa è la versione salata, si potrebbe fare anche una versione dolce con la... Sì, no, facciamo la salata così facciamo vediamo. Facciamo la salata, anche, io dentro ho pensato di mettere una fonduta valdostana, che è una crema calda di formaggi. Brava Rita! Come buona che roba calda! Esatto, piace già a casa. Mi piace, sapete, sai che la crema valdostana bisogna tenerla calda, certo. perché sono formaggi fusi e altrimenti si appallottola. Allora, lo stratagemma per tenerla calda è utilizzare questi affarini qua, che questi d'inverno affarini qua vanno anche all'interno di corpi di donne a coppie? Non lo dico. Sembrerebbe. No, non è silicone. Ah, ok, perfetto. La cipalippa. Sono quegli scaldamano che si usano d'inverno. Cioè, praticamente qui dentro c'è una monetina metallica che schiacciandola si crea una reazione chimica, per cui questo liquido diventa solido e sprigiona un calore. Prova a toccare. Hai capito da qua? Fa vedere? È oh caspita, ma sta. No, non so, fallo vedere. Guarda. Vedi, wow. sta fermo lì, vedi che diventa grande. Guarda che cosa ti faccio vedere, che a caso non hai mai visto. Questo adesso oh, io no. sto diventando Bordeaux perché è rovente, ve lo posso mai... garantire. Sì. No, insomma, è caldo. Ma d'inverno anche guardare la partita, ad esempio, quando si va allo stadio. Ma gli scaldamano. Mamma perfetto. Mia, sì, è incredibile. Che ragionano al contrario di quei sacchetti che gli dai un esatto. altro urto e diventano molto del freddi per sintetico. Insomma le botte o situazioni esatto. di questo tipo. Allora, questa diventa la base perché così si mantiene la temperatura. Così mantiene calda okay. la crema che metto sotto, siccome va a contatto col pane, poi non voglio sprecare il pane, io la metto in un tovagliolo di carta, così rimane. Dove si trova? Intanto che lavori, tu continui, io ti sì, faccio un po' di domande. Non è che lo trovo quello scaldamano? Ah, questa è una bella domanda, perché d'inverno si trovano un po' dappertutto, chiunque, sì. il cardarrostaio, lo scaldamano. No, adesso io non ricordo dove li ho comprati, però ma li avevo trovati a forma di pinguino, quindi cioè, ma c'è, sì, c'è ce roba ne sono di diversi. Va bene, no, poi giusto. Sopra metto una ciotolina, in realtà scusate, non vi ho detto il trucchetto, quando ho tagliato la calotta, prima mi sono scelta una ciotolina che potesse entrare, contiene, cioè sono andata a cercare una ciotolina, poi l'ho messa così e poi ho preso la misura e ho tagliato la calotta in base alla misura della ciotolina che avevo. Adesso questa ciotolina la incastro a contatto con lo scaldamano che avevo messo prima. Perfetto. E qui dentro vado a versare la crema che la fontina. Cosa c'è? La panera. No, beh, no, qua attenzione perché no, vedi, questa è fonduta. Fonduta valdostana, che la ricetta base è fontina, 400 g di fontina, 250 g di latte, 40 g di burro e
cos'altro ci va? 4 tuorli d'uovo. Ah, ok, perfetto. Si fa sciogliere i formaggi, poi si aggiunge il tuorlo d'uovo e si lascia cuocere una mezz'ora. Allora, adesso noi in teoria dovremmo mettere sulle fiamme. Esatto, le fiamme ve le faccio vedere. Le abbiamo qua, guarda, seguiamo con la telecamera. Serge, eccolo qua, guarda, guarda che cosa abbiamo preparato. Qua. Che bello che è, adesso guarda. Adesso vi faccio vedere come si prepara la fiamma. Ciao, comunque, nel sono momento... anche i ceppi di legno con i grissoni. Cioè, ma quando, è bellissimo. Quando poi si va a mangiare, insomma, queste sono le fiamme, si immerge. Esatto, gnam, e poi si mangia. Aspetta che adesso voi sapete che io devo provare. Allora, prendo one peperons che è fatto a forma di fiamme, intagliato, immagino, no? Col coltellino, scavato, vedete, è fatto molto bene. Non so se si riesce a vedere, lo faccio vedere al volo, abbiamo pochissimo tempo, però voglio farvi vedere. Io tra l'altro oggi ho scelto una bella maglia, che è quella rossa, guarda, lo metto qua. Perfetto, vedete? Vedete? Che è un po' una piuma dell'indiano, ma è anche una fiamma, è vero? Sì, sì. Ok, dopodiché si prende, ok, ritorniamo, spostiamoci bene da questa parte, occhio perché guardate che cosa faccio, intingo. Verissimo, faccio la prova provata in studio, eh. Wow! Spettacolo! Spettacolo! Sei un grande, Andrea, la fiamma da noi. No, brava lei, fate un applauso allo Cisano, che è bravissimo. La fiamma, vi faccio vedere velocemente, è semplice, si taglia con un coltellino, qui ho tagliato già la forma della fiamma e poi fate questo taglio qui. Dunque si fa un taglio verso l'interno e poi da sopra si tira via una fettina. Ah. Praticamente questo. Beh, in effetti sono proprio le fiamme, sembrano quelle fiamme che sono sulle portiere delle macchine di quelli che fanno il tuning, sì, che fanno il quarto di miglio. Sì. Ovviamente è vero. Un fuoco. Guarda che bello, brava, brava Rita! Rita Lo Cisano, visual food designer, andate sul suo sito che recita proprio visualfood-centraledesign.com. Cari my friends, c'è Emo, pensate adesso e poi attenzione perché vi sto per dare un grande appuntamento per domani a Finale Miglia in provincia di Modena. Beh, fantastico! Allora, domani dopodomani, come sempre nelle puntate, quelle con le soluzioni, troverete, appunto, così scopriremo questo quesito, mo pensa te. Allora, dobbiamo salutare la nostra ospite di oggi, ciao. Rita Lo Cisano, andate a trovare sul sito www.visualfood, oddio, ma che è? trattinodesign.com, ma guardate, clamorosamente, con una mela, sì, no? Hai fatto la bocca, sì, del mostro. È tagliata in uno spicchio, poi ancora uno spicchio dentro, questi sono pezzettini di mandorla e questo è sempre le lamponi che abbiamo usato prima per fare il sangue. Beh, tu sei veramente molto brava, veramente molto brava. Avete capito? Idee in cucina nuove, così fate mangiare la frutta ai vostri figli e soprattutto don't crash the ball, non vi rompo le balle. Bene, allora, grazie a tutti, noi con Age Barbie Show ci ritroviamo lunedì. Sigla!